Buon pomeriggio gentili telespettatori e telespettatrici, il saluto vi giunge dallo stadio Leonardo Capponi di Treia per il quinto appuntamento del girone B di promozione Marche 2024-2025. La capolista Porto Sant'Elpidio fa visita all'Aurora Treia ancora alla ricerca del suo primo successo in campionato, due squadre pronte a darsi battaglia in un pomeriggio piovoso qui a Treia. Pronti? Partenza via, è iniziata Aurora Treia, Porto Sant'Elpidio con i locali che manovrano il primo pallone. Gianluca Candidi, bello il pallone al centro per Ibi, che mette giù, Ibi! Ha segnato l'Aurora Treia, ma che palla di Gianluca Candidi! Ibi si è ricavato lo spazio e trova il suo primo gol con la maglia biancorossa. Un'esultanza quasi liberatoria per il neoacquisto dell'Aurora, che si era dovuto fermare in estate per un infortunio, ma l'importante è che sia riuscito a segnare. Aurora Treia 1, Porto Sant'Elpidio 0, la sblocca Ibi. Islami, attenzione a Islami che pensa al tiro, prova Islami, pallone che finisce poco sopra la traversa, recupera il pallone Rozzi, Rozzi si propone Borrelli, eccolo Borrelli, un po' defilato, ma attenzione all'Aurora che è salita, Borrelli, il pallone al centro, non lo prende nessuno, schema per Islami. Ancora Panichi, palla morbida, vediamo poi Fermani che prova la conclusione, Murato, ancora Fermani, Tiberi, Borrelli, il tacco per Allegretti, Allegretti, il tiro, Pettinari non blocca, limite dell'area, attenzione a Panichi che prova il tiro, Tiberi con un brivido, ma la palla viene deviata in corner. Trombetta direttamente in porta, la deviazione, c'è poi un contatto, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Porto Sant'Elpidio, atterrato Marini, Macchini, scusate. La squadra aveva poi anche trovato la rete, ma l'arbitro già aveva fischiato. L'arbitro ha fischiato, tensione palpabile, va Trombetta, esecuzione perfetta e il Porto Sant'Elpidio trova il pari al minuto 37, Aurora Treia 1, Porto Sant'Elpidio 1, al vantaggio di Ibi ha risposto l'esperto giocatore italo-argentino Trombetta. Romagnoli, sbaglia Romagnoli che perde il pallone, Macchini pensa al tiro, calcia Macchini, Tiberi si allunga, pallone in corner. L'arbitro manda le squadre a prendersi un tè caldo. Aurora Treia e Porto Sant'Elpidio chiudono il primo tempo sul punteggio di 1-1. Si parte, inizia la ripresa con il Porto Sant'Elpidio in possesso della sfera. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, attenzione perché l'Aurora è un po' sbilanciata. Macchini, salta l'avversario, Macchini per Islami che entra in aria, il pallone al centro, poi Panichi, non c'entra il bersaglio, azione perfettamente manovrata dagli ospiti con Panichi che ha colpito di prima intenzione. Macchini, Islami a sostegno, la sterzata, attenzione a Islami che pensa al tiro, Tiberi in due tempi, capiato. Attende poi Trombetta, pallone verso Panichi che aggancia il pallone, Panichi, Tiberi, poi Macchini, manca il pallone, grande intervento di Tiberi che tiene in vita l'Aurora. Buon tempo, cross che va a sbattere sulla faccia di Islami, attenzione poi, pallone che viene recuperato da Montecchia, il tiro che termina sul fondo e qui arriva il triplice fischio da parte del signor Cacchiarelli che decreta la fine delle ostilità, un punto a testa per Aurora Treia e Porto Sant'Elpidio che chiudono sul punteggio di 1-1 al vantaggio di Ibi.
ha risposto trombetta su calcio di rigore, fissando così il punteggio. Il Porto Sant'Elpidio rimane in vetta alla classifica in attesa della sfida di domani del Trodica Aurora Treia, che sale a quota 4 punti in classifica. Prima di chiudere ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì, studio fotografico Isidori di Villa Potenza. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Vallese, che oggi ha curato le riprese. Dalla voce di Cristiano Lambertucci è tutto, un saluto e un appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Mister Mengoni, tecnico del Porto Sant'Elpidio, è finita in parità questa sfida tra i suoi ragazzi e l'Aurora Treia. Un primo tempo iniziato un po' con il freno a mano tirato, poi però la squadra ha dimostrato il suo solito gioco, trovando il pareggio e sfiorando anche il vantaggio in diverse occasioni. Sapevamo che comunque era una partita difficile, siamo venuti a giocare questa partita contro una delle realtà, no? che è stata costruita per fare bene quest'anno, quindi lo sapevamo e sono contento di questi ragazzi, anche perché oggi ci sono mancati due under titolari, quindi hanno giocato altri due ragazzi che non hanno mai giocato fino a mo' e hanno fatto molto bene, sono contento anche per loro. È stata una partita sicuramente dove abbiamo fatto il nostro gioco anche su un campo comunque difficile come questo, quindi sono solo che contento. La cosa bella è che vedo i ragazzi che vieni qui, pareggi 1-1 con una squadra forte e era come se dentro lo spogliatoio come se avessimo perso, quindi fa capire un po' la mentalità di questi ragazzi che mi piace. Ecco, 13 punti conquistati su 15 a disposizione. Sappiamo che il campionato è molto lungo, le partite vanno giocate, ma questo Porto Sant'Elpidio già dei primi messaggi alle altre squadre li sta già lanciando? Sì, purtroppo è presto, quindi il messaggio più grande lo dobbiamo mandare verso fine anno per far capire un po' se questo lavoro che stiamo dimostrando adesso si può portare avanti. Io credo molto in quello che stiamo facendo e credo molto in questi ragazzi. Stanno dimostrando anche in partite, ecco, in campi difficili come questo, anche le altre partite, comunque di far sembrare semplici cose comunque difficili, e questo mi inorgoglisce. Tanti giovani in campo, tra cui Ivo Vallasciani, classe 2008. Una squadra che, ecco, sta lavorando molto bene sia con i giovani che vengono aiutati a crescere da giocatori esperti. Sì, e poi anche gli altri, a parte tre giocatori che sono Scoda, Bragalente e Trombetta, gli altri sono comunque 2001, 2002, 2000, quindi è stato un po' un cambio generazionale che abbiamo fatto anche con quest'idea di portare questo tipo di calcio, crescere anche i giovani che l'anno prossimo sicuramente saranno ancora più pronti di quest'anno, quindi è un lavoro che stiamo portando avanti con la società. La cosa è nata da luglio col Presto Marini e con gli altri due presidenti, e ci crediamo molto in questo progetto, crediamo molto in questi ragazzi, perché comunque secondo me un ragazzo che l'anno scorso, un 2003 che l'anno scorso era un under, non può smettere di giocare, quindi anzi è proprio lì che bisogna lavorare ancora, e perché sono sicuramente giocatori che tra un po' diventeranno comunque giocatori più che importanti per questa categoria e non solo secondo me. Andrea Vallini, direttore sportivo dell'Aurora Treia, un punto oggi portato a casa dall'Aurora, il quarto pareggio stagionale in una partita che però inizialmente era partita molto bene. Sì, eravamo partiti molto bene anche rispetto alle altre partite e stiamo crescendo sotto il punto di vista della forma fisica. Dobbiamo ancora migliorare però, perché dobbiamo portare questa forma fisica secondo me fino alla fine. Abbiamo comunque si è creato delle buone occasioni, sia il primo tempo, anche la prima parte del secondo tempo. Quindi la strada è questa e dobbiamo continuare a lavorare sicuramente. C'è fiducia rispetto alle prime prestazioni, vediamo un gruppo in crescita e ci sembra comunque di vedere anche una maggiore intesa tra gli interpreti in campo. Sì, questo noi l'avevamo detto già a inizio stagione, che sicuramente ci voleva un po' di tempo per poter creare quell'amalgama necessaria per sia conoscersi ai giocatori che poi dopo trasferire questa conoscenza in campo. Ci vuole un po' di tempo, sicuramente dobbiamo poi dopo cercare sempre di mettere quel qualcosina in più per cercare di poi dopo di accorciare questo tempo per la giocata, per l'inserimento e quant'altro. Quindi dobbiamo crederci e continuare così sicuramente. Mister Giovanni Cornacchini, l'Aurora Treia
trova il pareggio dopo lo stop di una settimana fa. Una sfida iniziata ed interpretata soprattutto molto bene dai suoi ragazzi, che hanno espresso un ottimo calcio nella prima mezz'ora di gioco. Dopo il pari del Porto Sant'Elpidio abbiamo visto la squadra un po' in difficoltà per ritornare pericolosa sul finire di secondo tempo. Una partita un po' dai due volti oggi. Una partita complicata contro una squadra secondo me attrezzata, una squadra giovane, abbastanza giovane, di qualità, quindi era difficilissimo giocarci contro, visto, no, che poi sia era prima in classifica, quindi non per caso secondo me, perché è strutturata bene, allenata bene, e quindi è sicuramente da parte nostra abbiamo fatto secondo me tanto, e si poteva fare ancora meglio probabilmente, però alla fine insomma il risultato che ci soddisfa. Dobbiamo ripartire da questo risultato qua e cercare di fare altri risultati importanti anche già da sabato. Lo dicevamo prima con il direttore sportivo Ballini, una squadra che ancora non è al 100% della forma fisica, ma che rispetto alle ultime uscite ha dimostrato comunque un maggiore affiatamento e soprattutto una maggiore intesa tra gli interpreti. Questo sicuramente, più passa il tempo più le cose miglioreranno sia dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista tattico, quindi da quel punto di vista io non sono preoccupato, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi mi auguro che già da sabato si possa fare un'altra partita importante, cercando di fare punti anche fuori casa. Si è sbloccato Ibi, questo sarà importante anche per l'attacco che ora, dato che è tornato dall'infortunio, avrà una pedina in più. Sì, spero che oggi mi ha chiesto di uscire, che ha sentito un piccolo affaticamento, visto che è un po' che non si allena, insomma che si allena rispetto agli altri molto meno si è allenato, quindi anche lui ha bisogno di un po' di tempo per poter tornare in forma. Mi sembra che oggi era partito molto bene, ha fatto un'ottima partita.